Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro webinar su un argomento, credo, molto interessante e molto nuovo. Stasera parliamo di vaccino spray anti-influenzale nei bambini e il titolo già ci dice quello che pensiamo sia un oggetto di dibattito in quest'ora e mezza, un'opportunità in più o una rivoluzione. Vorrei ricordare che da tanto tempo si dibatte di vaccinazione nell'età pediatrica, non soltanto come intervento nelle categorie a rischio, come ormai raccomandato da decenni, direi, ma come strategia di vaccinazione universale. Le società scientifiche chiedono con grande forza questa novità, questa innovazione, per una serie di motivi, anzitutto perché i bambini, specialmente quelli più piccoli, sono dei soggetti ad elevato rischio, anche se non hanno condizioni di patologie preesistenti, per le complicanze dell'influenza. Sappiamo quanto la malattia impatti soprattutto nei bambini sotto 2 anni, ma anche in quelli un pochino più grandicelli. E tra l'altro, oltre a proteggere individualmente i soggetti vaccinati, la vaccinazione della popolazione pediatrica, dei bambini più piccoli, avrebbe anche la ricaduta estremamente positiva di interrompere o di ridurre comunque fortemente la circolazione dell'agente infettivo nella popolazione, quindi determinando un beneficio anche per tutte le altre fasce d'età, incluse quelle che sono più soggette ai danni da influenza, quindi i malati cronici in qualsiasi età e la popolazione anziana. Quindi c'è un beneficio doppio nella vaccinazione universale pediatrica, sia per gli stessi soggetti vaccinati e anche per quelli che vivono in contatto con loro. Tutto questo ci ha portato ad arrivare in alcune regioni ad ottenere delle coperture relativamente buone, anche col determinante contributo dei pediatri di famiglia, ma rimane sempre una difficoltà di tipo organizzativo, anche perché dobbiamo ricordare che questo vaccino va ripetuto ogni anno, perché ovviamente i ceppi di virus influenzale cambiano e quindi la vaccinazione va ripetuta. Detto questo, abbiamo anche osservato con interesse le esperienze di vaccinazione negli Stati Uniti e soprattutto in Europa, nel Regno Unito, dove ormai da anni si vaccina ampiamente la popolazione pediatrica con un vaccino che è particolarmente adatto a questa vaccinazione di massa dei bambini, ed è il vaccino fatto con lo spray nasale con vaccino vivo attenuato. Per molti anni ci siamo chiesti come mai in Italia questo vaccino non arrivasse e a questo è stata data risposta recentemente. Dall'anno scorso, finalmente, per la prima volta, abbiamo avuto a disposizione, l'anno scorso un po' in condizioni di emergenza, ma quest'anno in pianta stabile, il vaccino vivo attenuato spray. E quindi stasera credo che sia una delle prime occasioni in cui si dibatta proprio tra esperti e con le persone interessate a questa problematica di questa opportunità nuova. Quindi abbiamo un vaccino che funziona, che è organizzativamente molto più facile da somministrare e che ci potrebbe consentire finalmente di fare proprio questa vaccinazione di massa dei bambini in maniera sistematica. Come vedete dal programma, come avete visto dal programma, ci sono una serie di interventi, ovviamente di pediatri e di esperti di sanità pubblica, perché credo che questa operazione possa essere soltanto il frutto di una forte integrazione fra queste due componenti. Quindi parleremo di importanza della vaccinazione anti-influenzale nei bambini, dell'efficacia, della praticabilità, del profilo economico e del report di HTA che è uscito. Ecco, lo vorrei sottolineare perché è quasi una casualità, ma non una casualità, non, anche in qualche modo non cercata. Proprio oggi è uscita la pubblicazione del report di HTA, su questo vaccino, spray nasale antinfluenzale per la popolazione pediatrica. E in questo senso l'abbiamo come relatrice, ma vorrei fare un ringraziamento particolare per il grande sforzo che ha fatto di coordinamento la professoressa Sara Boccalini, che poi ci parlerà proprio di questo studio HTA. Ma vorrei sottolineare che a questo studio hanno partecipato anche diversi degli altri relatori che oggi parleranno. Quindi, finita questo mio cappello introduttivo per spiegare il significato di questa nostra iniziativa, darei subito la parola al primo relatore, che è il dottor Giovanni Vitali Rosati, pediatra di famiglia che opera a Firenze, grande esperto di vaccini, grande vaccinatore,
che ci parla della vaccinazione antinfluenzale nei bambini, l'importanza di proteggerli e di proteggere la comunità. Il dottor Vitale Rosati è collegato in diretta con noi, però siccome è in un posto con un collegamento un po' instabile, ha preferito registrare la sua presentazione, ma dopo sarà disponibile per la discussione e per le domande. Quindi avviamo la presentazione del dottor Vitale Rosati. Grazie. Buongiorno a tutti, devo ringraziare in modo particolare il professor Paolo Bonanni che è solito invitarmi alle riunioni che organizza, ormai da tanti anni questa collaborazione va avanti e abbiamo condiviso non soltanto questo ma anche l'impegno per far sì che la raccomandazione per la vaccinazione antinfluenzale nella fascia d'età dai 6 mesi ai 6 anni diventasse realtà. Sono tanti anni che noi lottiamo, tanti anni però che vediamo che la circolare ministeriale è rimasta sempre la stessa, questo fino al 2020, dove si riportava che sono necessari ulteriori studi per poter inserire la raccomandazione nella fascia d'età, nonostante questo già possa essere stato in atto in molte altre nazioni. Con la pandemia c'è stata un'apertura. Ma non ha fatto una raccomandazione diretta. Questo l'anno scorso. Quest'anno, finalmente, dopo tanti anni di impegno, noi abbiamo visto invece che nella circolare ministeriale 21-22 è presente una raccomandazione vera e propria per la fascia d'età che ci interessa, tra i 6 mesi e i 6 anni, e si sottolinea questo non soltanto per proteggere il bambino, ma anche per proteggere gli adulti e gli anziani. Ci troviamo in un momento assolutamente particolare, perché il momento del Covid che è stato, è presente e forse porterà delle conseguenze anche per il futuro, è sicuramente una cosa che dobbiamo considerare e sicuramente nulla sarà come prima della pandemia. Devo portarvi alcuni dati sull'impatto della malattia, ma più che altro io vorrei poter fare con voi delle previsioni che ci mettano poi in condizione di capire quanto possa essere giusto seguire le indicazioni della circolare ministeriale che finalmente ci stanno, perché alcuni di noi potrebbero essere indotti, in base ai dati dello scorso anno, l'assenza dell'influenza, a comportarsi diversamente. E quindi non vorrei che questo accadesse e l'obiettivo di questa chiacchierata è proprio questo. Beh, come facciamo noi a poter predire che tipo di influenza ci sarà? Già l'anno scorso noi, il 6 settembre del 20, andavamo a guardare i dati dell'emisfero sud, in particolare l'Australia. L'Australia, come vedete, l'anno scorso aveva una curva assolutamente piatta, la curva rossa, che confrontata ai picchi epidemici di stagione periferici antecedenti era assolutamente confortante. Di fatto, sulla base di questa previsione, noi abbiamo potuto dire anche per noi probabilmente sarà la stessa cosa. E la cosa è stata confermata. Noi lo scorso anno non abbiamo avuto casi di influenza, così come è successo un po' in tutto il mondo. Ma per quest'anno, andiamo a riguardare cosa accade. E anche quest'anno vediamo che per l'influenza in Australia sta avendo una curva piatta, cioè non ci sono casi di influenza. Quindi questo potrebbe portarci a dire come sarà da noi. Beh, facciamo alcune considerazioni. La prima è che da noi il lockdown è terminato, ma in Australia ancora c'è, non solo, è una a chiudere le frontiere tra le varie regioni. Sappiamo che l'influenza colpisce il bambino 6 volte più dell'adulto, questo nelle stagioni normali. E sappiamo che noi pediatri guardiamo la cosa da un punto di vista un po' diverso rispetto a quello degli igienisti, perché noi pensiamo soltanto alla gravità e alla frequenza della malattia e a quanto possa essere sicuro e efficace un vaccino, mentre la sanità pubblica deve controllare anche dati epidemiologici, socio-economici e rapporto costo-beneficio per la collettività. E quindi noi ci basiamo sulla riduzione del rischio individuale di malattia, sull'ospedalizzazione e morte, ma insieme alla sanità pubblica dobbiamo tener conto anche dei costi sociali connessi alla morbosità e alla morbilità della malattia. Quindi perché proteggere il singolo? Perché il bambino si ammala moltissimo, abbiamo visto, il bambino può avere delle complicanze gravi, si deve ricoverare e raramente, per fortuna, ma talvolta può accadere che muoia di influenza. L'impatto è estremamente alto, ogni anno noi abbiamo dai 350 milioni a 1 miliardo di casi nel mondo.
colpito il 15% della popolazione, circa tra il 20 e il 30% sono bambini e circa dai 3 ai 5 milioni hanno complicanze. Quindi possiamo dire che l'influenza fa più vittime della peste. Questo è un bel lavoro di Lancet, che è una revisione sistematica della letteratura relativa in tutto il mondo nel 2008, considerando la fascia d'età sotto 5 anni, ci sono stati 90 milioni di casi di influenza, con 20 milioni di infezioni delle basse vie respiratorie, di cui 1 milione gravi e circa 111.500 decessi. Quindi vedete come l'impatto realmente in una stagione normale sia estremamente alto e anche confrontato al Covid in questa fascia d'età è estremamente preoccupante, forse a mio parere ancor più preoccupante. E siamo abituati a dire, per via delle raccomandazioni passate, che l'influenza è pericolosa solo per i bambini che hanno patologie croniche, ma dobbiamo dire invece che anche il bambino sano può avere delle problematiche importanti. Se infatti guardiamo questi dati, vediamo che addirittura in questo lavoro apparso su FluView, il 42% dei bambini ospedalizzati non aveva patologie preesistenti, quindi sono bambini in precedenza sani. E veniamo alle morti. Queste sono le stagioni influenzali precedenti a quella attuale e vediamo quanto siano presenti le morti anche in fascia d'età pediatrica. Mentre quest'anno fortunatamente abbiamo avuto soltanto pochissime morti, una morte negli Stati Uniti. Questo è Euromomo. Vediamo l'eccesso di mortalità negli ultimi due anni è legato al Covid, cosa che non si è presentata però per fortuna nelle fasce d'età tra 0 e 14 anni, quindi è soltanto nelle persone più anziane che abbiamo avuto questo. Molte morti improvvise sono state segnalate, ve ne ho riportata una, di questo se ne occupa spesso il collega Prandoni, e ha descritto molti casi di morti improvvise che poi si è rivelato fossero legate all'influenza e si è visto che spesso erano miocarditi influenzali. Ma veniamo a parlare della malattia dal punto di vista della società, quindi il bambino come untore e l'impatto economico ed organizzativo. Questo è un lavoro vecchissimo, ma è un po', diciamo, riferimento, è come se si parlasse di letteratura italiana non si volesse parlare della Divina Commedia, è vecchia ma è sempre presente, quindi questo lavoro di Reichert ha dimostrato in modo assolutamente importante come l'inizio di una campagna di vaccinazione antinfluenzale nei ragazzi in età scolare portasse a una estrema riduzione dei casi nell'età in cui veniva effettuata la vaccinazione, ma anche nelle altre età, quindi con un effetto di immunità di gregge estremamente importante, cosa confermata dal fatto che finiti i fondi si è smesso di fare questa pratica e sono ricominciate le morti, sono ricominciati i casi di influenza. Si era visto con questo lavoro che ogni 420 bambini vaccinati si poteva prevenire una morte negli anziani. Lavoro un pochino più recente, apparso su Clinical Infectious Disease, ci fa vedere che se noi riusciamo a avere una copertura vaccinale di circa il 30% in una scuola, i bambini che frequentano una scuola, noi vediamo che tra i bambini che non sono stati vaccinati si ha una riduzione che va dal 60 al 56% di casi di influenza dimostrate. Se addirittura si arriva a un 50% di copertura, i casi si dimezzano e spassano dai 60 al 27. I costi sociali sono legati alle spese come farmaci, visite, ospedalizzazioni, ma ci sono anche costi indiretti, l'assenza da scuola, la perdita del lavoro dei genitori. Negli Stati Uniti si è stimato, secondo questi lavori che vedete in basso, un ricovero medio per influenza è di $5.400, in Europa intorno ai €3.000, più o meno ci siamo. Questo è un lavoro di Principi Esposito, vediamo che come anche loro sottolineano per vari sierotipi quanto sia importante la spesa relativa agli antibiotici, antipiretici, corticosteroidi e quanto il bambino influenzato possa avere necessità di visite mediche ulteriori e di quindi porta tutto ciò anche alla perdita di lavoro, alla perdita di scuola per le padri, per le madri e per le persone che si occupano dei bambini. Ma io vorrei venire alla parte che mi interessa di più di questa chiacchierata. Ho trovato ora il 25 di agosto questo lavoro scritto dalla Rita Rubin su JAMA. Lei è una senior writer di JAMA, quindi non è un medico ma è una giornalista, e praticamente lei chiede agli esperti cosa ci riserva la prossima stagione per quanto riguarda l'influenza, dopo una stagione estremamente, appunto, abbiamo visto, priva di casi di influenza. Quindi cosa succederà? È quello che interessa a tutti noi. Lei fa una serie di interviste a
esperti in tutto il mondo e ha cominciato a intervistare Paul Loftit, il quale sottolinea quanto sia stata impattante l'influenza negli anni precedenti, 38 milioni di casi negli Stati Uniti, con 22.000 morti, e mentre quest'anno ci sono stati soltanto 2.136 positività al virus e 748 decessi. E nei bambini, confrontandolo con una stagione normale che ha circa 150 bambini morti l'anno, quest'anno è morto un solo bambino. Quindi a fronte di questa cosa, che cosa ci si aspetta? E qui risponde Richard Verdi, il quale dice: ma certo, potremmo aspettarci anche quest'anno una curva piatta, cioè non avere casi, ma potremmo anche pensare a un'esplosione di casi. Ci sono delle variabili, chiaramente la gravità della pandemia e il modo in cui i mezzi di protezione individuale vengono utilizzati. E poi, estremamente importante, come sempre, è la corrispondenza, il match tra virus che circolano e virus serotipi contenuti nei vaccini. E ancora William Schaffner, dell'Università di Vanderbilt, sottolinea come questo crollo di casi, a suo parere, possa essere legato alle misure di protezione individuale, da un lato, ma anche al fatto che ci sono state le chiusure delle scuole e quindi i bambini, che sono il grande motore della distribuzione del virus dell'influenza, non hanno potuto diffondere la malattia. E nonostante questo, il Covid si è diffuso lo stesso e quindi questo dimostra quanto sia più contagioso. Un'altra considerazione sui mezzi di protezione individuale viene fatta dal Benjamin Cowling dell'Università di Hong Kong, il quale dice che appunto in Hong Kong l'utilizzo delle mascherine è diffuso anche agli anni precedenti alla pandemia e questo però non ha impedito all'influenza di essere presente. Quindi questa è una considerazione che è stata fatta soltanto nell'ultimo anno, quindi altre motivazioni. E ancora veniamo alla Anne Moen, che è la persona che si occupa della prevenzione dell'influenza per l'OMS, e lei dice: se io dovessi chiedere a un qualsiasi esperto di influenza di definirmi l'influenza con un solo termine, mi verrebbe risposto da tutti: imprevedibile. E quindi sappiamo che le epidemie non seguono nessuno schema. E possiamo dire quindi quale sia l'impatto di una mancanza di influenza come c'è stata fino adesso sulle stagioni future. E dice: nessuno sarebbe disposto a scommettere su questo. E una cosa che lei sottolinea e che credo sia la cosa che va assolutamente considerata è che il fatto che questa mancanza di casi di influenza in questo periodo di tempo può formare a una delle sacche di suscettibili, quindi un sacco di persone che non sono state esposte all'influenza, quindi che non sviluppano anticorpi, che sono più propense poi ad ammalarsi e ammalarsi in modo anche maggiore e più grave. Questo è confermato da questo articolo su Vaccini di colleghi spagnoli che dicono che i dispositivi di protezione individuale possono essere un'arma a doppio taglio e questo è dimostrato non soltanto dall'influenza ma anche dal virus respiratorio sincitiale e quindi l'assenza della circolazione di alcuni agenti patogeni può portare a una diminuzione dell'immunità di gregge e quindi alla formazione di sacche di suscettibili da questo punto di vista. E qui vediamo il grafico che loro hanno presentato nel loro lavoro, vediamo che ogni anno nelle stagioni influenzali che noi possiamo vedere, noi abbiamo una riduzione della percentuale di suscettibili legata al fatto che viene messa in atto una campagna di vaccinazione, ma anche legata al fatto che c'è una produzione una naturale per le persone che vengono esposte al virus dell'influenza. Questa protezione diminuisce nel tempo, riaumenta e ogni anno si ha questo ciclo determinato dalle epidemie che vediamo di influenza annuali come sempre. Il fatto che quest'anno ci sia stato appunto un'assenza di casi, ma ci sia continuato a vaccinare, l'anno scorso abbiamo vaccinato tanto, c'è stata una riduzione comunque dei suscettibili legata alla vaccinazione, ma non c'è stata la riduzione dei suscettibili. Quindi questo può portare a un aumento delle persone suscettibili che potrebbe portare, se non prendiamo misure, se facciamo finta di nulla, a avere un picco come quello che vediamo in rosso, più alto rispetto a quelli degli anni precedenti e non soltanto quello tratteggiato come potrebbe essere quello precedente. Quindi le ipotesi sono che continua la curva piatta, ma potrebbe esserci una stagione come quelle antecedenti al Covid o addirittura una stagione più alta. E questo potrebbe essere confermato dall'osservazione di quello che accade, come vi dicevo, per il virus respiratorio sincitiale.
Infatti per questo virus si è osservato nel periodo del lockdown e durante la pandemia una mancanza di infezioni da virus respiratorio sincitiale, che però in questo momento stanno ricomparendo. Questo è un lavoro che è stato effettuato in Australia, che viene confermato anche dai dati su Pediatrics dell'osservazione per quanto riguarda il respiratorio sincitiale anche negli Stati Uniti, a New York in particolare, dove si è assistito a un riemergere della patologia in forma più grave e nei bambini di età inferiore, tanto che gli esperti di questo lavoro hanno suggerito alla sanità pubblica di estendere l'uso del Synagis preventivo oltre le categorie per cui già era prevista la profilassi con questo monoclonale. E questa è la curva che ci fa vedere appunto come sia stati praticamente inesistenti in casi di respiratorio sincitiale durante la pandemia, ma che stanno ricomparendo in forma importante e preoccupante, e deve farci capire quanto dobbiamo non abbassare la guardia, stare attenti e raccomandare anche quest'anno la vaccinazione antinfluenzale. Un'altra considerazione secondo me importante da fare è che noi quest'anno avevamo il consiglio di distanziare la vaccinazione per il Covid dalle altre vaccinazioni almeno di 15 giorni. Invece quest'anno sempre online ci fa presente come l'OMS abbia autorizzato la somministrazione contemporanea di vaccino antinfluenzale e vaccino Covid e addirittura anche le altre vaccinazioni. Un'altra cosa da considerare legata al fatto della mancanza di casi di influenza negli scorsi anni, che questo ha fatto sì che si possano essere raccolti meno campioni per poter capire come fare la composizione del vaccino di quest'anno. Se noi pensiamo che normalmente circa 161 paesi mandano, noi quest'anno abbiamo avuto soltanto 139 paesi che hanno contribuito, e anch'io personalmente, che tutti gli anni partecipo come medico sentinella, quest'anno non ho mandato campioni perché non avevo modo di vedere i bambini con la febbre, e quindi questo ha portato sicuramente ad avere un numero di campioni più basso. Quindi facendo la rilevazione di questo avremo probabilmente una maggiore facilità di poter avere il match desiderato tra virus circolante e virus contenuto nel vaccino. Quest'anno, peraltro, sono stati trovati dei nuovi serotipi influenzali del tipo H3N2. Se vogliamo fare un appunto però al lavoro della Rubin su JAMA, è che lei ha intervistato i maggiori esperti di vaccinologia mondiale, ma non ha intervistato il professor Bonanni. Noi possiamo però dire che lui oggi qui chiuderà la chiacchierata di oggi con un take home messages che penso che darà così il suo contributo, che poi manderemo alla Rubin. Vorrei concludere questa chiacchierata con una sorpresa. Tutti gli anni noi toscani pensavamo di essere i primi della classe per quanto riguarda la copertura vaccinale per l'influenza. Invece nella stagione appena passata abbiamo visto che siamo stati superati e di molto dai colleghi liguri, che hanno ottenuto nella fascia 2-4 anni una copertura vaccinale addirittura del 54%. Dobbiamo domandarci perché è successo questo. Allora io ho chiesto a Giorgio Conforti, che parlerà dopo di me, cosa hanno fatto di diverso i colleghi liguri, come hanno ottenuto questi risultati. Sempre io e lui siamo abituati a giocare in tandem, io alzo la palla e spero che lui dopo la schiacci. E davvero concludo con un ricordo al professor Bartolozzi, il quale era solito dire che tutti noi pediatri desideriamo di poter disporre di un vaccino che si possa dare non per iniezione, quindi senza far male al bambino, un vaccino unico che possa contribuire a non far comparire le malattie più importanti. Beh, ancora a questo non siamo arrivati, però abbiamo un vaccino che non si dà per puntura, ma si dà per spray nasale, e che ci protegge da 4 serotipi importanti dell'influenza di quest'anno. Grazie. Bene, grazie. Ringraziamo il dottor Vitale Rosati, perché ci ha introdotto come meglio non sarebbe stato possibile l'argomento del nostro webinar di oggi. Quindi grazie davvero per aver dato tutti questi dati, tutte queste puntualizzazioni. Mi ha fatto un po' lo scherzo di mettermi come esperto, ma voglio dire, stiamo parlando di mostri sacri a livello internazionale, quindi non era proprio il caso che mi intervistassero. In ogni caso lo ringrazio anche per aver ricordato il nostro carissimo professor Giorgio Bartolozzi, che insomma è rimasto sempre nei nostri cuori e insomma ricordiamo sempre con molto affetto. Bene,
il dottor Vitale Rosati ha citato la Liguria e quindi adesso tocca ai Liguri e per prima tocca alla professoressa Donatella Panatto, Università di Genova, che ci fa un quadro sulla nuova vaccinazione anti-influenzale Spry, dicendoci quale efficacia questo vaccino abbia. E vi sottolineo che questo dato fa parte appunto di quel report di HTA che abbiamo citato, che è appena uscito oggi e che invito poi ovviamente tutti a leggere quando sarà disponibile per essere scaricato liberamente. Donatella, a te la parola. Grazie professor Bonanni, grazie a tutto il comitato organizzatore per l'invito. La mia relazione si collega perfettamente con l'introduzione del professor Bonanni e con la relazione del dottor Vitali Rosati. Perché? Perché abbiamo visto che l'impatto dell'influenza non è assolutamente irrilevante nella popolazione pediatrica. Infatti la maggior parte dei casi di ILI e di influenza confermata in laboratorio si registra proprio nella popolazione pediatrica, e anche in alcuni casi il dottor Vitali Rosati ci ha comunque detto che si verificano delle complicazioni che determinano ospedalizzazioni e anche se raramente delle morti. Poi comunque ha anche introdotto il concetto dell'importanza della vaccinazione non solo come in protezione individuale, ma anche come protezione di collettività. Perché? Perché vaccinare i bambini è sicuramente importante per cercare di ridurre la circolazione del virus nell'intera popolazione. Ma quali vaccini abbiamo a disposizione per la popolazione pediatrica? Abbiamo a disposizione vaccini diversi, quindi abbiamo a disposizione vaccini quadrivalenti prodotti inattivati, prodotti su uova, un vaccino inattivato prodotto su cultura cellulare, e da quest'anno avremo a disposizione su larga scala in Italia anche il vaccino vivo attenuato quadrivalente. Questo vaccino è stato autorizzato in America e negli Stati Uniti nel 2012, è utilizzato dalla stagione 2013-14, autorizzato in Europa nel 2013 e utilizzato su larga scala in Gran Bretagna. E poi vedremo come la maggior parte dei dati disponibili su questo vaccino sono di derivazione americana e derivanti dall'utilizzo del prodotto in Gran Bretagna. L'anno scorso è stato utilizzato in Italia dalla regione Lombardia, che l'ha utilizzato per la vaccinazione prima nei bambini più piccoli, ma poi allargato anche l'utilizzo sui bambini un pochino più grandi. Questo vaccino è un vaccino vivo attenuato, come ha detto il professor Bonanni, ha una diversa tipologia di somministrazione, quindi è somministrato tramite spray nasale, e questo sicuramente ci può supportare anche nell'organizzazione della campagna di vaccinazione. È indicato per soggetti di età compresa tra i 24 mesi e i 18 anni ed è somministrato in una singola dose da 0,2 millilitri suddivisa nelle due narici, 0,1 millilitro somministrato per ogni narice. Su scheda tecnica è scritto che è raccomandata una seconda dose ad almeno 4 settimane dalla prima nei bambini mai vaccinati, ma mi preme sottolineare la strategia inglese, che è ormai utilizzata da parecchio tempo ed è stata anche la strategia utilizzata in Lombardia
nella scorsa stagione, dove si evidenzia la possibilità di somministrare il vaccino in singola dose anche nei bambini mai vaccinati. E questo è molto importante perché ci permette di avere a disposizione un numero maggiore di dosi e di raggiungere delle coperture più elevate con un conseguente beneficio sull'intera collettività. E poi vedremo anche nei dati successivi come il beneficio indiretto della vaccinazione è assolutamente, cioè, ha già dei dati disponibili in letteratura. Questo vaccino è diverso, quindi è nato con l'obiettivo di mimare in maniera stringente l'immunità naturale, quindi di mimare la risposta immunitaria indotta dall'infezione naturale. Quindi questo vaccino induce immunità attraverso la produzione di IgA, che sono particolarmente importanti per l'azione bloccante l'ingresso del virus e servono principalmente per la protezione delle alte vie respiratorie. Induce immunità tramite lo stimolo di produzione di IgG e IgM, che hanno un'importanza, hanno il principale ruolo protettivo a livello delle basse vie respiratorie. Ma molto importante è anche la risposta mediata dalle cellule T. Perché? Perché è molto vantaggioso anche nella protezione contro ceppi eterologi, cioè ha un'azione di cross protezione anche verso nuove varianti non contenute nel vaccino. E questo sappiamo che in alcune stagioni epidemiche questo si verifica. Altro aspetto importante che è stato osservato nei numerosi studi anche è la durata della protezione. Quindi è importante che un vaccino generi immunità, ma che questa immunità sia mantenuta per l'intera stagione influenzale. E passiamo adesso ai dati di efficacia. Quindi i dati di efficacia che noi attualmente abbiamo a disposizione si riferiscono alla formulazione trivalente, ma sono assolutamente trasferibili anche alla formulazione quadrivalente, perché come vedremo un trial clinico ha confermato il fatto che la formulazione quadrivalente non è assolutamente inferiore, anzi è superiore, se consideriamo il ceppo aggiunto, alla formulazione trivalente. E la maggior parte degli studi clinici per questo vaccino avevano l'obiettivo di valutare l'efficacia nel prevenire i casi di influenza confermate in laboratorio. Perché? Perché gli studi di immunità sono pochi, perché per questa tipologia di vaccino non esiste un vero e proprio correlato di protezione specifico e quindi è abbastanza complicato andare a valutare il livello di immunogenicità. Ma sicuramente il dato di efficacia è quello più importante ed è quello il dato di efficacia riferito ai casi di influenza confermata in laboratorio è quello che ci dà un reale dato che ci conferma l'efficacia soddisfacente di questo prodotto. Tutti gli studi che sono stati condotti hanno evidenziato un minor rischio di contrarre influenza nei bambini vaccinati col vaccino trivalente vivo attenuato rispetto ai bambini immunizzati con un vaccino trivalente inattivato, sia considerando i ceppi antigenamente singoli, sia facendo un'analisi più allargata, quindi considerando i ceppi indipendentemente dalla somiglianza antigenica. In questo slide io vi riporto molto brevemente i risultati ottenuti da una revisione sistematica e da una meta-analisi
di Rohrer, che ha analizzato 9 studi multicentrici che hanno incluso globalmente 25.000 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 71 mesi e circa 2.000 soggetti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Questa revisione sistematica ha valutato sia l'efficacia assoluta, quindi nei confronti di un gruppo vaccinato con placebo, sia un'efficacia relativa che vedremo nella prossima slide. Il dato è riferito all'efficacia assoluta nella prevenzione dei casi di influenza confermata in laboratorio è assolutamente soddisfacente, quindi è risultata del 77% se consideriamo ceppi antigenicamente simili agli strain vaccinali e del 72% indipendentemente dalla corrispondenza antigenica. Qui vedete come sono stati analizzati in questa revisione i dati dei vari studi. Quindi in tutto sono stati analizzati 6 studi con circa 14.000 bambini. Questo è il dato riferito invece all'efficacia relativa, quindi dove il comparatore era un vaccino inattivato, sempre con formulazione trivalente. Quindi sono stati analizzati i dati provenienti da 3 studi con circa 13.000 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 17 anni. Come potete vedere, il vaccino vivo attenuato si è dimostrato più efficace, con un rischio relativo e con dei rischi relativi variabili tra lo 0,54 dopo 2 dosi e 0,65 dopo una dose. Questo che cosa vuol dire? Che da questa revisione sistematica il vantaggio del vaccino vivo attenuato era di circa il 38% rispetto ai vaccini inattivati. Passiamo adesso però a analizzare l'effectiveness, cioè l'efficacia sul campo, che è quella che deriva non solo dagli studi clinici controllati, ma anche da studi osservazionali, quindi studi caso controllo, studi di comunità, e in molti casi sono stati analizzati studi con programmi di vaccinazione condotti nelle scuole. Quindi in questa revisione sistematica sono stati analizzati 28 studi e questi studi hanno valutato sia un effectiveness assoluta che un effectiveness relativa. E poi vedremo anche nelle slide successive come la vaccinazione dei bambini in età scolare può produrre anche un vantaggio in altri gruppi di popolazione. Rapidamente vediamo come da questa revisione l'effectiveness dei LAIV nei confronti dei casi di influenza confermata in laboratorio è risultata in un range compreso tra il 60 e l'82%, mentre l'effectiveness relativa ai vaccini tradizionali è risultata in un range tra il 16 e il 71%. Ovviamente c'è notevole variabilità perché ovviamente dipende dalla stagione considerata, dall'intensità della stagione, dalla tipologia dei ceppi influenzali circolanti, ma potete vedere come l'effettiveness sia sempre stata dimostrata. Questo è invece il risultato ottenuto analizzando degli studi osservazionali di comunità. Quindi in questo studio hanno analizzato l'effectiveness diretta e indiretta della vaccinazione nella popolazione pediatrica adolescenziale. Quindi in molti casi questi studi hanno utilizzato come strategia di vaccinazione la vaccinazione nel contesto scolastico, che poi sicuramente sarà anche un aspetto che sarà affrontato nelle prossime relazioni. Quindi, che cosa ha dimostrato questa revisione sistematica? Una protezione diretta
testa, quindi direttamente sui soggetti vaccinati, quindi ovviamente variabile in base alle stagioni, ma anche all'endpoint considerato, e anche però una protezione indiretta, quindi una protezione verso altri gruppi, quindi di popolazione. Quindi, come ha detto bene prima il dottor Vitali Rosati, è importante considerare anche questo aspetto quando si parla di strategia di vaccinazione nella popolazione pediatrica sana. Questo è il dato che invece proviene dallo studio di immunogenicità e sicurezza che è stato condotto sulla formulazione quadrivalente per dimostrare la non inferiorità immunologica della formulazione quadrivalente verso la formulazione trivalente. Questo è uno studio che ha arruolato soggetti tra i 2 e i 17 anni, randomizzati in 3 gruppi, quindi un gruppo è stato vaccinato con il vaccino a formulazione del vaccino vivo attenuato quadrivalente e gli altri 2 gruppi con 2 vaccini trivalenti sempre vivi attenuati, uno contenente il ceppo B Amadata e l'altro contenente il ceppo B Victoria. L'importanza di questo studio è data da questa, dalla figura che è presentata in questa slide. Quindi il vaccino quadrivalente si è dimostrato immunogeno e assolutamente non inferiore rispetto alle formulazioni trivalenti, e quindi proprio per questo dato è stato possibile trasferire i dati degli studi clinici e osservazionali condotti sulla formulazione trivalente al preparato quadrivalente. Ora invece passiamo a vedere quali sono i 2 minuti, dati, scusami per concludere. Quali sono i dati, rapidamente, quali sono i dati che provengono riferiti al vaccino vivo attenuato quadrivalente. Come ha detto il precedente il professor Bonanni, il vaccino quadrivalente è utilizzato dalla stagione 14-15 nel Regno Unito, e quindi i dati che abbiamo attualmente a disposizione provengono proprio da questa realtà. E ci dobbiamo ricordare che i bambini sono generalmente vaccinati in Gran Bretagna in ambiente scolastico. Questa tabella e nelle successive ci sono i dati che provengono, come dicevo, da Gran Bretagna, hanno utilizzato come outcome di riferimento influenza confermata in laboratorio, e potete vedere come ovviamente sia presente una variabilità stagionale, ma che comunque il vaccino abbia sempre evidenziato delle buone performance. Nell'ultimo anno, cioè nella stagione 2018-19, gli inglesi hanno anche effettuato un altro studio, quindi non hanno considerato solo i casi di influenza confermati in laboratorio che richiedevano prestazione medica ambulatoriale, ma anche quei bambini che richiedevano ospedalizzazione, e come potete vedere l'effectiveness di l'AIV è stata del 49.1% per ogni tipo di influenza e del 70,7% per H1N1. In quell'anno lì è circolato prevalentemente questo ceppo. Quindi in conclusione noi che cosa possiamo dire? Che il vaccino quadrivalente l'AIV stimola risposte immunitarie capaci di mimare l'infezione naturale, offrendo un'immunità più ampia rispetto a quella stimolata dai vaccini inattivati. È in grado di indurre risposte immunitarie protettive non solo verso i ceppi omologhi, ma anche verso ceppi eterologi, ed è in grado di indurre delle risposte che durano nel tempo, quindi capaci di coprire l'intera stagione influenzale. Si è dimostrato immunogeno nei bambini e negli adolescenti e efficace nel prevenire casi di influenza confermati in laboratorio, e tutti gli studi, come vi ho detto prima, hanno evidenziato un minor rischio di contrarre influenza nei bambini vaccinati col vaccino vivo attenuato rispetto a quelli immunizzati col vaccino inattivato.
e gli studi di effectiveness hanno dimostrato, oltre che il beneficio diretto, anche un beneficio indiretto. Quindi è importante però ricordare che per ottenere un beneficio indiretto bisogna raggiungere delle coperture vaccinali di almeno il 40-50%, perché solo raggiungendo delle coperture vaccinali soddisfacenti si è in grado di determinare un impatto anche sugli altri gruppi di popolazione. Quindi qui in questa slide ho riportato anche solo due dati di sicurezza e tollerabilità del fatto che in tutti gli studi che io vi ho presentato solo il dato di efficacia ed effectiveness è sicuro, si è dimostrato sicuro e ben tollerato nei bambini sani, ma anche nei bambini con asma e infezioni respiratorie ricorrenti, perché ci sono nuovi dati di sicurezza anche su questo gruppo di popolazione. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie mille Donatella, ma anche grazie per Paolo per questa ampia... Scusa se sono stata magari un po' lunga. No, ma sono tante cose da dire. Allora, per movimentare un po' le cose, abbiamo comunque una domanda. Siccome tu hai finito con la sicurezza, sì, ora non so se vuoi rispondere tu o se vuoi rispondere Giannetto, Vitali Rosati o il dottor Conforti che parlerà dopo. Insomma, comunque c'è una domanda del dottor Giuseppe Squazzini, che è un pediatra ligure, che ci chiede sulle controindicazioni. Dice, nel bugiardino è previsto l'isolamento dei vaccinati se conviventi con immunodepressi, e poi volevano anche capire la frequenza degli eventi febbrili della vaccinazione nasale. Allora, brevemente, poi sicuramente lascio la parola al dottor Vitali Rosati e a Giorgio Conforti, che sicuramente anche di questo aspetto sanno parecchio. Quindi il dato di sicurezza è assolutamente confortante, quindi il dato di febbre è è maggiormente registrato dopo la prima dose rispetto alla seconda, quindi questo è un dato che è presente in quasi tutti gli studi. Quindi è vero che c'è scritto nel bugiardino di isolare i bambini vaccinati e allontanarli dai soggetti immunodepressi, questo è vero. Cioè, questo vaccino è un vaccino vivo attenuato che utilizza dei ceppi che non possono riprodursi alla temperatura perché sono adattati al freddo, quindi difficilmente possono assolutamente diffondere il virus. Però questo sul bugiardino, quello che ha detto il dottore, è scritto, questo sicuramente. Cioè, poi non so, Giorgio e dottor Rosati se vogliono aggiungere qualcosa. Non c'ho l'audio. Sì, no, ti sentiamo. Ti sentiamo. No, volevo dire a Beppe che è una bella domanda, e la giro un po' a Beppe Squazzini. E se noi pediatri riusciamo con l'anamnesi prevaccinale a far emergere gli adulti immunodepressi della cerchia familiare, facciamo un favore non solo al bambino, ma soprattutto alla famiglia, perché è noto a tanti di noi che ci sono delle situazioni di adulti immunodepressi in famiglia che non sono vaccinati adeguatamente. Quindi estendere l'anamnesi prevaccinale al bambino, preoccupandosi di capire se in famiglia ci sono immunodepressi, è un favore che facciamo fortissimo. Che poi ovviamente in quel caso lì, se un bambino li facciamo l'inattivato, stiamo secondo il bugiardino, stiamo a posto noi, il bambino e l'immunodepresso. Bene, allora grazie per aver risposto. Volevi dire qualcosa ancora tu, Giannetto? No, sentivo un eco, ma forse no. Allora, proseguiamo quindi, dando proprio la parola al dottor Giorgio Conforti, altro pediatra, grande vaccinatore che opera a Genova, e che invece ci parla più degli aspetti pratici dell'organizzazione, della praticabilità. Quindi questo vaccino quale praticabilità ha? A te, Giorgio. Grazie, credo che le slide le possa mandare alla regia. Volevo dire una cosa sui rischi, diciamo, eccoli qua, grazie. I rischi che accennava Giannetto, che ci sono, uno dei rischi che c'è, che secondo me la vaccinazione antinfluenzale nei bambini sani è
ostaggio del Covid, perché l'abbiamo nella circolare da 2 anni, da quando c'è il Covid. Quindi la nostra ambizione, ringraziando Paolo e tutti i colleghi che ci vediamo in tanti congressi dell'una e dell'altra sigla, è di far salire l'indicazione 6 mesi, 6 anni nella tabella dei soggetti a rischio. Quella ancora non ci siamo. Quindi grande soddisfazione per l'impegno delle nostre sigle nell'aver ottenuto anche questa, diciamo, possibilità di immunizzazione che chiediamo da tanto tempo, però diciamo abbiamo questa ambizione, secondo me, di poter arrivare a mettere questa fascia di bambini in una, laddove si compete loro, cioè nei soggetti a rischio, come tutti gli altri. Ringrazio ancora Paolo, ringrazio l'organizzazione. Allora, appunto, praticabilità. La definizione di praticabilità è una cosa che si può realizzare, che si può effettuare, che si può mettere in pratica, secondo dizionario. E quindi, secondo me, comporta avere a disposizione innanzitutto il vaccino, conoscerlo, saperlo fare, chiamare i pazienti e poi, come ha già detto Donatella, giustamente il gioco finale è quello delle coperture. Quante ne facciamo? Perché solo così si può arrivare a una efficacia. Non riesco a mandare le slide, quindi se la regia mi manda la successiva. Praticabilità, cioè averla a disposizione. Avere a disposizione, quindi averlo nel frigorifero, e sappiamo quanto è importante. Se quando raccomandiamo un vaccino a un genitore, poi glielo facciamo anche, sappiamo che già questo è un fatto che aiuta le coperture. Mi dicono che posso andare col mouse, ma non ci posso. Ecco, sì. Quindi averlo. Il NAS 3, come abbiamo già visto dal dottor Vitale Giudati che mi ha dato l'assist, anche quest'anno, quindi questo è l'avviso che la NAS 3 di Genova ha mandato a tutti i pediatri di famiglia, in data 9 agosto, di chiedere se siamo disponibili a fare anche quest'anno la vaccinazione. Perché ricordo, l'adesione alla campagna vaccinale nella pratica dei pediatri di famiglia è volontaria. Non riesco ad andare avanti, se mi dà la successiva. Eccola. E quindi il dottor Tardittali presentava e chiedeva sotto quante dosi voleva avere l'ASL a ogni pediatra, sia di quadrivalente con virus inattivato, sia di quadrivalente con virus vivo. Quindi già abbiamo una programmazione migliore di quella dell'anno scorso. Devo dire che l'adesione dei pediatri liguri è stata oltre il 90% dei pediatri presenti, e quindi adesso vedremo. Non tutti hanno preso lo stesso numero di dosi, però i risultati che già accennato Giannetto sono significativi. E poi conoscerlo, quindi averlo a disposizione, riuscirlo a ottenere, averlo nel frigorifero e poi conoscerlo. Sempre un po' in blocco con le slide a portarle avanti, eccole. E conoscerlo, io rimbalzo, cerco di, siccome ho pochissimi minuti, un invito a venire o a collegarsi col congresso FIMP nazionale di Baveno fra meno di un mese, dove il dottor Paolo Lubrano, altro storico rappresentante della rete vaccini FIMP, farà proprio una sessione sulla vaccinazione per spray nasale influenzale. Quindi un invito a venire o a collegarsi. Però siccome non posso esimermi, qualcosa mi tocca dire. Però ripeto ancora, non riesco ad andare avanti, se riuscite. Ecco, quindi conoscerlo, perché se lo conosci lo fai, e quindi qualche risposta. È un vaccino nuovo, tanti ci chiedono, ma è nuovo, non c'è mai stato in Italia, come già stato detto, è arrivato l'anno scorso, ma non è nuovo, come ci ha detto Donatella, c'è dal 2012, quindi non è nuovo. La paura del nuovo dei pediatri è storica, quindi non è nuovo, andiamo avanti con la prossima, non è nuovo. A chi lo posso fare? Ancora? A chi non si può fare, non si può fare sotto i 24 mesi, non si può fare ai soggetti che soffrono di asma, anche se quanto ci ha detto Donatella ci mette abbastanza tranquillo, ovviamente con dispnea in corso. Anche i bambini non sono pochi, abbiamo visto sulla bronchiolite, che riapparirà chi ha avuto un wheezing negli ultimi 12 mesi, questo secondo la definizione di foglietto illustrativo. Immunodepressi, un vaccino a virus vivo, in stretto contatto con immunodepressi, Beppe Squazzini ci ha fatto una domanda apposta. Alle donne in gravidanza, non è nostra competenza, ma che su aspirina e che ha avuto, come tutti i refrain dei vaccini, una legge grave, un componente del vaccino. Prossimo. E quindi a chi lo faccio? Quelli non li posso fare, a chi lo posso fare? Vediamo. Prego. L'altra. Allora, è una bella frase, spesso l'inglese. Quindi nessuna preferenza per uno o l'altro dei vaccini. Quando abbiamo fra l'altro in ASDRE da tanti anni vacciniamo con l'inattivato i soggetti a rischio, come ASL abbiamo due armi è meglio averne una.
possiamo selezionare non solo a seconda di chi non si può fare, ma anche a seconda del bambino. Ora il naso è diventato, io dico, come chi non conosce Genova, come Piazza Corvetto, il naso è il centro del traffico a Genova, ma è il centro della diagnostica per il Covid. E chi come noi fa i tamponi antigenici, insomma, ai bambini non c'è problema a fare i tamponi antigenici, devo dire anche a quelli piccoli si riescono a fare molto bene, però certamente qualche bambino piccolo qualche volta per colpa dei genitori è più facile fermarlo e fargli una puntura che non fargli due spruzzi nel naso. Magari il primo glielo riesce a fare, il secondo è già più difficile. Quindi è lì la mano del pediatra che sceglie anche quale delle due armi certe volte può scegliere la prossima. Ma è analogo all'iniettivo, la prossima, grazie. Per il tetravalente sì, abbiamo visto, il contenuto è lo stesso. Cambia la tipologia di virus, vivo e ucciso, ma il contenuto è lo stesso che l'Organizzazione della Sanità dice alle ditte di infilarci dentro, 2A e 2B adesso. Andiamo avanti. E se l'hanno prima fatto l'iniettivo, posso fare questo, posso shiftare, visto lo shift, diciamo, sul Covid, avuto tanta importanza, se gli dai la prossima, grazie, no, sei andato indietro, sì, certamente, si può fare, se l'anno scorso hai fatto l'iniettivo perché non avevi lo spray, puoi fare questo, c'è cioè più di 2 anni, se con le categorie che abbiamo detto, e quindi cambiare, sia in un senso che nell'altro. La prossima. E quale reazione? Anche questo è stato già accennato, se ci dai la prossima. Ecco, qui sono segnalati qualche congestione di sintomi locali, di rinite, di congestione, qualche fischio in più, mal di testa, dopo, diciamo, il vaccino con spray nasale. Come tutte le altre medicine, comunque ci vogliono le avvertenze di sostare in ambulatorio almeno un quarto d'ora per eventuali reazioni avverse che abbiamo visto molto, molto rare. La prossima. C'è qualcos'altro? La prossima. Che si può dire? Eh sì, per esempio, bisogna dire ai genitori che quando hai fatto la puntura o l'iniettivo o lo spray, non è che il giorno dopo è protetto per il vaccino, per l'influenza. Quindi ci vuole almeno un paio di settimane perché inizia a sviluppare l'efficacia. E che si può fare ovviamente insieme a tutti gli altri vaccini, il vaccino a virus vivo, quindi attenzione, si può fare lo stesso giorno insieme all'MPRV e gli altri vaccini, diciamo, non vivi, si possono fare contemporaneamente, se l'età lo consente. Quindi abbiamo visto conoscerlo e poi bisogna saperla fare. Ripeto, il tampone nasale ci ha insegnato a strufugnare il naso, questo è molto più semplice, però se vi dai la prossima, ci sono alcuni video che si può trovare facilmente su YouTube e ti insegnano come si fa. Lo spray c'ha un blocco, perché tu non è che puoi fare tutto il contenuto dello spray in un'unica narice, c'è un blocco per cui poi rimuovi il blocco e puoi fare l'altra metà nell'altra narice. È molto semplice, però se uno vede fa un po' di training. La prossima. Come chiamare i pazienti? E mi avvio verso la conclusione. E questa è la chiamata attiva. Allora, appunto, Giannetto ci ha mandato l'assist. Abbiamo fatto questa brevissima indagine, veramente molto breve, ai pediatri. Ripeto, il 90% dei liguri hanno aderito. E a Genova, più o meno la stessa percentuale, abbiamo chiesto solo ai genovesi. E se mi dai la prossima, se ha aderito alla campagna, ovviamente si poteva. Come li ha convocati? Cioè per mail, per lettera, per WhatsApp, per Pediatotem, una sorta di messaggistica che il pediatra può utilizzare, selezionando l'età in cui dei propri pazienti che gli interessa, mandando un breve messaggio, in questo caso la chiamata del vaccino. Già alcuni software danno la stessa possibilità, pure telefonando, oppure via via che si presentavano in studio. La differenza fra tutte queste scelte è la chiamata attiva o la chiamata, diciamo, in attesa che arrivi il paziente. La prossima. Allora, tutti hanno risposto, più della metà dei pediatri genovesi, e vedete dalla torta, di fatto se sommiamo il 53,8% che ha usato il cosiddetto pediatotem, tutti gli altri, le piccole fette della torta, vanno in questo senso della chiamata attiva. Quindi non hanno fatto chiamata attiva il 15% dei colleghi, hanno via via raccomandato la vaccinazione quando i pazienti si presentavano. Quindi rimane uno zoccolo duro che deve passare, diciamo, questa fase della chiamata attiva, però certamente la stragrande maggioranza ha accettato, anche perché la campagna vaccinale, anche se da noi arriva al 31 gennaio, quindi siamo riusciti a ottenere in accordo che si arrivasse a poter vaccinare alla fine di gennaio, è piuttosto ampia, se poi il vaccino ci arriva a ottobre abbiamo 4 mesi.
E l'ultimo punto, quello più rilevante, forse le coperture proprio e di gruppo, perché non è tanto importante quanti io, bambini, sono riuscito a vaccinare, ma quanto io con tutti i colleghi della regione, della ASL o del gruppo siamo riusciti ad arrivare. Vediamo quanto Giannetto ha già fatto vedere, se però ci dai la prossima. Non è tanto per dire come siamo bravi, no? Ma per dire come nella regione o in altre regioni in cui per la pediatria è stata chiamata a partecipare a questo sforzo vaccinale rispetto alle regioni in cui questa cosa non è stata fatta. E le coperture sono effettivamente molto diverse. Non cito le regioni in cui alcune regioni, grosse regioni, la chiamata alle armi del pediatra di famiglia non è stata fatta. E questi sono i risultati. Se si chiamano i pediatri di famiglia, se i pediatri di famiglia hanno una formazione, e l'abbiamo fatto a Genova, io in particolare la faccio, i suoi colleghi mi detestano ormai sulle vaccinazioni, però questi sono i risultati. E vediamo cos'era l'anno scorso, prego, la prossima. Ecco, l'anno scorso la fascia di età erano infimi, a livello nazionale 4%, noi siamo arrivati al 54% nella fascia di età corrispondente. Ancora la prossima. E dove sono partiti anni fa, parliamo degli Stati Uniti, sono dati riportati dalle famiglie, questi non sono ufficiali, però vediamo. 2011 le coperture per i bambini della fascia di età corrispondente erano tra il 54 e il 60%, simili alle nostre, il primo anno che siamo partiti. E quindi, e finisco con la prossima, ecco, si può fare di meglio? Tanto se ci danno i vaccini per tempo, faremo sicuramente di meglio. L'altro dato, i colleghi hanno confermato l'adesione, superiamo il 90% di adesione. E quindi speriamo che riuscire a ottenere superiori dati di copertura ancora superiori, perché dai dati di copertura si valuta l'efficacia sul campo delle vaccinazioni. E su questo siamo tutti impegnati. Grazie. Grazie davvero, perché ci hai dato, come dire, la testimonianza di una best practice, che sono, diciamo, avere delle best practices è sempre importante, perché non si inventa mai nulla, ma si cerca di seguire le orme di chi ha fatto e ha avuto successo. Quindi da questo punto di vista veramente questa relazione ci dà una via per poter introdurre questo vaccino nuovo nella pratica e quindi ottenere i risultati che ci auspichiamo tutti in tutte le regioni. Bene, a questo punto io passerei alla prossima relazione. La prossima relazione riguarda gli aspetti economici di questo vaccino, quindi qual è il profilo di costo efficacia e il, diciamo, l'impatto sul budget, quindi quello che questo vaccino significa in termini di investimento, ma anche di risparmi di patologie che sono sempre costose. Quindi questa relazione ce la fa Caterina Rizzo, ospedale pediatrico Bambin Gesù, grande esperta di influenza e che, diciamo, si è negli ultimi tempi molto occupata del profilo economico di molte vaccinazioni, in particolare di quelle antinfluenzali. A te, Caterina. Grazie moltissime per l'invito a partecipare a questa serata insieme. Io spero che la mia presentazione si veda e cercherò di fare il possibile per, come dire, essere il più rapida possibile, ma nello stesso tempo anche cercare di far passare i messaggi fondamentali relativi a quella che è la valutazione del profilo economico di questo vaccino in particolare. Questo lavoro, diciamo, presentato anche nella pubblicazione a cui ha fatto riferimento il professor Bonanni, è stato fatto ovviamente in collaborazione con esperti matematici dell'Università di Trento, in particolare il professor Andrea Pugliese e la dottoressa Sara Sottile. Perché ovviamente l'interdisciplinarità di questi temi è fondamentale, quindi non possiamo fare da soli come igienisti o epidemiologi, abbiamo comunque bisogno di confrontarci anche con esperti del settore, che però nello stesso tempo devono essere in qualche modo accompagnati da esperti epidemiologi e igienisti nelle loro valutazioni modellistiche. Giusto una brevissima introduzione al fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che le valutazioni economiche delle vaccinazioni antinfluenzali si possano fare sia con modelli statici sia con modelli dinamici, e questo è quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo applicato fondamentalmente un modello dinamico. E perché?
perché purtroppo i modelli statici non permettono di valutare l'effetto della herd immunity, quindi dell'immunità di comunità, come mi piace chiamarla, che purtroppo i modelli statici non sono in grado di mettere in evidenza. E questo è un aspetto molto rilevante, perché parlando noi di una vaccinazione che viene soprattutto raccomandata a partire dai 2 anni di età fino ai 18 anni, è molto importante che questo effetto emergesse nella valutazione economica. Quali scenari abbiamo valutato? Come potete vedere, lo scenario, quello che chiamiamo attuale nelle valutazioni economiche, ha previsto la vaccinazione raccomandata normalmente dal Ministero della Salute, che è la vaccinazione quadrivalente inattivata, col vaccino antinfluenzale quadrivalente inattivato, che ha, come abbiamo visto, diverse tipologie su colture cellulari, su uova, nelle diverse fasce d'età. Quindi noi abbiamo stimato le normali coperture vaccinali all'interno dello scenario attuale, e nello scenario alternativo, quindi quando siamo andati a fare la valutazione economica, abbiamo implementato la vaccinazione con il vaccino quadrivalente vivo attenuato nei soggetti di età compresa fra 2 e 6 anni, proprio mantenendo la raccomandazione inserita all'interno della penultima e dell'ultima circolare sulla prevenzione dell'influenza. Come è fatto il modello? Il modello ha un modulo epidemiologico e un modulo Bell-Barden. Il modulo epidemiologico ha fondamentalmente la finalità di stimare quella che potrebbe essere il numero di casi di influenza confermata, perché noi quello che andiamo a vedere è la costo efficace della vaccinazione nel prevenire l'influenza confermata, perché è un outcome molto specifico che ci aiuta a capire meglio come funziona, partendo da dati reali di sorveglianza e di sieroepidemiologia. Mentre il modello del Barden è un albero decisionale dove noi abbiamo introdotto delle probabilità di ospedalizzazione, di morte, e abbiamo valutato e calcolato quelli che sono gli anni di vita ponderati per la qualità e i costi associati in una stagione antinfluenzale. Quindi nel nostro caso dell'influenza abbiamo utilizzato come diciamo prospettiva, non come avviene di solito nelle valutazioni di costo efficacia, 10 anni. Questo perché? Perché proprio grazie a come alla diciamo presentazione del dottor Vitali Rosati, come potete vedere, l'influenza non è prevedibile, quindi fare una valutazione a 10 anni è molto difficile, quindi già prevedere come si potrebbe comportare in una potenziale futura stagione, già questo è molto complesso, però ci permette, come dire, questa è una cosa che è più vicina alla realtà, a quella che è la realtà, che potrebbe essere la realtà. E quindi per questo motivo la nostra prospettiva è stata solo di una singola stagione antinfluenzale, anche perché i numeri sono più facili da comprendere e più intuitivi, perché sono vicini e più simili a quello che osserviamo e che sentiamo anche da parte della sorveglianza dell'influenza, quindi che ci provengono dalle informazioni che vengono dal sistema di sorveglianza dell'influenza. In maniera molto rapida, il modello è un modello deterministico di tipo SEIR, quindi suscettibile, esposto, infetto e rimosso, mima la popolazione reale, cioè in ognuno di questi gruppi c'è la popolazione italiana suddivisa per fascia di età, su dati ovviamente ISTAT molto precisi. Poi ci sono i dati sierologici, che in particolare per il virus H1N1 sono stati presi da studi di sieroepidemiologia fatti durante la pandemia del 2009, pre e post pandemia del 2009. I dati poi su H3N2, B e i due virus B e l'H1N1 sono dati di sorveglianza invece virologica per fascia di età, nella stagione che va dal 2010-2011 al 2019-2020. I dati epidemiologici che abbiamo utilizzato sono le sindromi simili influenzali che vengono riportate al sistema di sorveglianza Influnet dal 2010-2011 al 2019-2020, quindi 10 anni di sorveglianza, 10 stagioni sorvegliate. Inoltre abbiamo nello stesso periodo di tempo utilizzato le coperture vaccinali stagionali. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fondamentalmente cercato di ipotizzare, considerando i dati virologici,
quanta proporzione di quelle casi, di quei casi di sindrome simili influenzali noi possiamo attribuire ai diversi sottotipi virali H3N2, H1N1 e B nelle diverse fasce di età. Ovviamente anche all'interno del modello abbiamo introdotto i dati di efficacia sul campo e sono la fonte principale che viene dai dati di letteratura, che sono quelli che poi ha presentato la professoressa Panatto. Quali sono quindi le caratteristiche dei principali parametri che abbiamo utilizzato? Come vedete qui abbiamo le coperture vaccinali nello scenario base. Nello scenario alternativo invece abbiamo ipotizzato nella fascia di età fra 2 e 6 anni, scusate qui c'è un refuso, non è 2,4 ma è 2 e 6, abbiamo ipotizzato una copertura vaccinale del 40%, perché ipotizzare coperture più elevate ci sembrava poco reale dal punto di vista, diciamo, pratico, e pur tuttavia abbiamo visto che ci sono regioni che sono riuscite a superare questi livelli. Però quello che si sa è che per valore di R con zero come quello dell'influenza stagionale, già coperture del 40% ci garantiscono di vedere un impatto molto importante della vaccinazione sulla malattia. Come potete vedere poi, per quanto riguarda l'efficacia sul campo, abbiamo utilizzato valori da letteratura sia per il virus H1N1 che H3N2 che per il B, per le diverse fasce d'età. Qui vedete i valori riportati. Nella fascia d'età 2-6 anni abbiamo ipotizzato un'efficacia sul campo pari all'80%, però abbiamo effettuato anche delle analisi di sensibilità rispetto alla efficacia sul campo della vaccinazione quadrivalente vive attenuata, in maniera tale del vaccino live quadrivalente, in maniera tale da vedere al variare dell'efficacia della vaccinazione come variavano i risultati. E vi anticipo che non si sono osservate grandi variazioni per valori di efficacia vaccinale al di sopra del 50%, proprio perché, essendo una malattia estremamente diffusa, soprattutto nelle fasce d'età pediatriche, come abbiamo visto e come sappiamo, anche dall'esperienza diretta dei nostri studi, perché, come dire, sappiamo tutti che nella fascia d'età pediatrica l'influenza, soprattutto le forme, diciamo, sintomatiche, sono molto impattanti sull'attività quotidiana degli studi, ma anche degli accessi ai pronto soccorso pediatrici, e quindi questo, come dire, è stato valutato, e quindi, essendo così diffusa, anche un'efficacia sul campo del 60% ci permette di ottenere dei risultati del tutto sovrapponibili. Il modulo del Barden, come potete vedere qui, si stima l'influenza dovuta a un determinato sottotipo, consulenza medica, vanno dal medico o non vanno dal medico, se vanno dal medico possono complicarsi o non complicarsi, anche se non vanno dal medico possono complicarsi le forme di influenza, e questo è quello che vediamo soprattutto nelle persone anziane, e poi fino ad arrivare all'ospedalizzazione, alle cure ambulatoriali, fino all'exitus, cioè vivo o morto. Ovviamente ogni uno di questi nodi è associato alla probabilità, ad un costo e da un beneficio espresso in poli. E questo è il modello del Barden che ci permette poi di fare le valutazioni finali. Tutti i parametri usati per il modello, sia di Barden che di diciamo deterministico, sono parametri che provengono esclusivamente da fonti italiane. Per i costi diretti, in particolare per la vaccinazione, abbiamo utilizzato un costo pari a 5,7 euro per il vaccino quadrivalente inattivato e pari a 20,4 euro per il vaccino vivo attenuato quadrivalente. Ovviamente abbiamo poi incluso anche quella spesa che viene notoriamente rimborsata ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per effettuare la vaccinazione nei loro studi. E anche tutti i parametri relativi ai costi indiretti provengono esclusivamente da fonti ufficiali Istat o elaborazioni italiane recenti. Abbiamo utilizzato poi la prospettiva dello studio, quella del Servizio Sanitario Nazionale e quella della società. Il Servizio Sanitario Nazionale considera soltanto i costi diretti legati alla campagna vaccinale, i costi della campagna vaccinale e i costi dell'influenza, quindi ospedalizzazioni, accessi agli studi medici o accessi al pronto soccorso o morte, ovviamente. Mentre quella della società, che considera anche i costi indiretti legati alle perdite di produttività, e questo è un aspetto molto importante soprattutto per l'influenza in età pediatrica, perché sappiamo bene che ci sono poi l'ambito produttivo dei genitori che deve rimanere a casa per curare i bambini e non può andare a lavorare. Qual è l'outcome principale dello studio? Abbiamo utilizzato quello che notoriamente è conosciuto come ICER. L'ICER per noi
tra 0 e 30.000 euro, perché abbiamo diciamo utilizzato un ISER massimo di 30.000 euro, perché è quello riconosciuto maggiormente per i vaccini, utilizzato maggiormente, se arriva fino a 30.000 euro è costo efficacia. L'ISER negativo vuol dire che la strategia è cost saving, quindi detta anche dominante, in quanto è più efficace e costa meno, scusate, anche qua c'è un refuso, non è cosa meno ma costa meno, e un ISER superiore a 30.000 euro, la nuova strategia è probabilmente non costo efficace. Vediamo un po' di risultati, molto rapidamente. Come vedete qui, l'aspetto più importante che mi preme enfatizzare è il fatto che la riduzione dell'applicazione della vaccinazione al 40% di copertura della vaccinazione con vaccino quadrivalente vivo attenuato al 40% di copertura vaccinale nella fascia di età 2-6 anni ci permette di risparmiare in tutte le fasce di età circa 3 milioni di casi di influenza confermata, 1 milione di casi complicati di influenza confermata, circa 25.000 ospedalizzazioni e circa 700 decessi, diciamo, se vogliamo andare per eccesso. E questo, come dire, è un risultato importantissimo, fondamentale. Quindi lo scenario alternativo produce un evidente beneficio che, come vedete, non è soltanto limitato nella parte inferiore della tabella, non è soltanto limitato ai soggetti di età compresa fra 2 e 6 anni, nei quali ovviamente si ha il maggiore beneficio in termini di casi evitati, sintomatici, perché ovviamente sono quelli che abbiamo detto essere maggiormente rappresentati, però la cosa più interessante, che quantificheremo poi nelle conclusioni, è legata proprio all'impatto di questa strategia non soltanto nella categoria target di età compresa fra 2 e 6 anni, ma anche in tutte le altre fasce di età. E vi dico di più che l'impatto maggiore negli anziani è soprattutto sull'eccesso di mortalità, cioè sulla morte, sui decessi delle persone anziane. In questa diapositiva vedete come, vi guido io descrivendovi i risultati più importanti, l'introduzione del vaccino vivo attenuato quadrivalente ha prodotto un guadagno medio di circa 22.000 quoli, di cui il 93% addirittura ha dovuto a riduzione dei casi complicati, al 5,5% alla prevenzione della mortalità in tutte le fasce d'età considerate, a fronte di una riduzione dei costi totali di circa 327 milioni di euro. Dividendo poi il costo netto medio per il numero medio di quoli risparmiati, che è poi la formula che ci permette di ottenere l'ISER, otteniamo un ISER pari a 11.000 euro circa per quoli guadagnato per la prospettiva del sistema sanitario nazionale. Quando andiamo a guardare invece l'ISER per la società, questo sale a circa 15.000 euro e come vediamo addirittura nei bambini fra i 2 e 6 anni l'ISER è ancora più conveniente, avvicinandosi addirittura allo zero, pari a circa 2.700 per la prospettiva del sistema sanitario nazionale e per la società, per la prospettiva della società invece di circa 3.000. Quindi quello che possiamo dire è che fondamentalmente, a fronte di un costo maggiore della campagna vaccinale, perché chiaramente spendiamo di più, perché ovviamente il vaccino ha un costo superiore, ciò nonostante abbiamo una riduzione tale in termini di ospedalizzazioni, di decessi, di accessi agli studi medici, di accessi al pronto soccorso, che comunque osserviamo un beneficio, un'efficacia, una costa efficacia dell'introduzione di questo vaccino nell'età pediatrica. In particolare poi, se andiamo a guardare l'analisi di sensibilità deterministica, che ci serve a capire quale cosa influisce maggiormente su queste oscillazioni dell'ISER, vediamo che il rischio di infezione, la probabilità di complicanze e la probabilità di ricovero, di ospedalizzazione e di visite mediche sono gli aspetti che determinano maggiormente la variabilità dell'ISER, proprio perché, come sappiamo,
sono gli eventi che maggiormente si verificano a seguito all'influenza. Quando andiamo a guardare l'analisi di sensibilità probabilistica, anche qui non vi spaventate, vi guiderò io, nella prospettiva in questo caso solo della società, perché era più interessante, in questo caso abbiamo valutato lo scenario alternativo verso lo scenario base, l'impatto economico del programma di vaccinazione con vaccino quadrivalente vivo attenuato è sostanziale anche nella prospettiva della società e in particolare la vaccinazione, ricordiamo, la vaccinazione del 40% dei bambini di età compresa fra 2 e 6 anni è risultata efficace nel 100% delle nostre simulazioni. Quindi, di nuovo, sebbene il costo della vaccinazione è più alto, comunque abbiamo un costo efficace nel 100% delle simulazioni. Un altro aspetto che siamo andati a valutare è che sappiamo dalle gare ovviamente disponibili pubbliche al momento attuale che in alcuni casi la vaccinazione ha avuto dei costi fluttuanti, perché poi ogni regione, in alcuni casi a livello di ASL ci possono essere le differenze. Quindi abbiamo fatto un'analisi di sensibilità anche rispetto alla potenziale variazione del prezzo di acquisto del vaccino quadrivalente vivo attenuato. Ed abbiamo stimato che il prezzo di Q-Live, diciamo, che si può variare fra 22,5 euro e 28 euro, anche se arriva a 28 euro, la strategia rimane comunque costo efficace, perché i costi di ospedalizzazione, i costi diretti sanitari sono talmente elevati per l'influenza che comunque anche fino a 28 euro in questa fascia d'età riusciamo ad ottenere un beneficio. In conclusione, abbiamo stimato attraverso un modello dinamico per la prima volta nella popolazione pediatrica la costo efficace delle strategie di sanità pubblica nel campo della vaccinazione antinfluenzale, l'introduzione del vaccino quadrivalente vivo attenuato in Italia permetterebbe in una stagione media di evitare circa 3 milioni di casi di influenza e 1 milione di visite mediche e accessi in pronto soccorso, che no, di casi confermati, quindi parliamo di numeri molto importanti. L'altro aspetto fondamentale che mi preme sottolinearvi è che il nuovo vaccino è anche associato a una notevole protezione di comunità in tutte le altre fasce di età. Considerate che il 22% e il 48% dei casi sintomatici è stato evitato nei soggetti di età compresa fra 2 e 6 anni e nei soggetti di età superiore ai 18 anni, quindi in tutte le altre fasce d'età, mentre il 40% dei decessi è stato evitato nei soggetti al di sopra dei 65 anni. Capite che abbattere di quasi la metà il numero di decessi negli ultra 65 anni, che sono coloro che subiscono di più le conseguenze dell'influenza, soprattutto in termini di mortalità, magari meno in termini di casi sintomatici, questo è un risultato importantissimo che andrebbe evidenziato ulteriormente. Quindi l'introduzione del vaccino Q-Live in Italia è altamente costo efficace dal punto di vista economico e questo è stato anche confermato dalle analisi di sensibilità. In particolare volevo sottolineare quanto rappresenti questo vaccino una importantissima novità nel panorama dei vaccini da somministrare in età pediatrica. È stato già detto la facilità di utilizzo negli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, le opportunità che potrebbe offrire attraverso la somministrazione di una singola dose con un netto risparmio sia in termini logistici che organizzativi, perché richiamare i genitori a fare la seconda dose non è facile, anche per i bambini rivaccinarli non è sempre facile effettuare le seconde dosi, quindi una serie di aspetti positivi che poi si concretizzano anche nel fatto che se raggiungiamo delle coperture elevate nei nostri studi, vedremo una netta riduzione degli accessi durante la stagione invernale ai nostri studi proprio per queste patologie respiratorie acute e per le sindrome simili influenzali. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie davvero Caterina, perché come sempre parlare di economia non è una cosa facile, tu l'hai resa assolutamente comprensibile. Spero anche di non aver preso troppo tempo. Cercheremo pian pianino di recuperare, ma insomma non è un problema, credo che l'interesse
tenga incollati. Vedo che ci sono tantissimi, cioè volevo sottolineare che ci sono stati tantissimi accessi, tantissimi ancora presenti nonostante l'ora tarda, quindi questo dice di quanto è interessante quello di cui stiamo parlando, quindi grazie Caterina. Passiamo subito alla prossima relazione della professoressa Sara Boccalini, Università degli Studi di Firenze, che ci dà un po' una panoramica di quello che è stato questo report di HTA appena uscito oggi, proprio per darci a tutto tondo l'idea di quanto questa nuova tecnologia sia conveniente, sia opportuna e sia applicabile nella nostra realtà italiana. Sara, a te la parola. Buonasera a tutti. Grazie professore per l'introduzione. Vedete la mia presentazione correttamente, spero. Ok. Sì, tutto bene. Ok, allora, come ha detto lei, professore, all'inizio di questa sessione, come ha anche sottolineato Donatella, la professoressa Panatto, la novità della prossima stagione sarà la disponibilità di questo vaccino vivo, attenuato, che si può somministrare per via intranasale. E quando abbiamo a disposizione un nuovo vaccino, il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale ci dice che lo dobbiamo valutare, in particolare dobbiamo valutare le potenzialità e i limiti. E questo lo dobbiamo fare applicando l'approccio dell'Health Technology Assessment. E quindi stasera io sono qui proprio per presentarvi una valutazione di HTA riferita all'introduzione della vaccinazione antinfluenzale universale nella popolazione giovanile italiana con il nuovo vaccino Viva Attenuato. Seguendo quindi l'approccio dell'HTA abbiamo fatto una revisione completa e critica di tutte quelle che sono le evidenze scientifiche disponibili nella letteratura nazionale e internazionale e abbiamo anche guardato i principali database di sorveglianza dell'influenza, tutto nell'ottica di ricercare i dati relativi agli items, ai domini che sono indicati da EONETA, che è il centro europeo di HTA, declinati nell'ambito della vaccinazione secondo le indicazioni internazionali. Tutto questo che cosa ha portato? Ha portato quindi a ricercare le evidenze scientifiche disponibili sull'epidemiologia e il disease burden dell'influenza. Abbiamo ricercato i dati relativi all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini antinfluenzali disponibili, in particolare quel vaccino vivo attenuato. Abbiamo fatto una valutazione economica, abbiamo guardato quali sono le attuali strategie e raccomandazioni relative alla vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica nel nostro paese, ma abbiamo anche guardato cosa succede all'estero. E infine abbiamo valutato l'eventuale impatto organizzativo ed etico di questa vaccinazione. Tutte queste evidenze scientifiche le abbiamo raccolte in questo report che oggi è stato pubblicato sul Journal Preventive Medicine and Hygiene ed è scaricabile gratuitamente, un report di 108 pagine che io non ho fatto da sola, ma sono qui stasera come portavoce di un gruppo multidisciplinare costituito da 35 esperti di 8 diverse università e centri di ricerca italiani, esperti nel settore. Allora, ma alla fine che cosa ci dice questo report? Questo report è così ampio di 118 pagine. Allora, se andiamo a vedere gli aspetti epidemiologici, abbiamo valutato i dati di sorveglianza epidemiologica e virologica delle ultime 10 stagioni influenzali. In particolare ci siamo concentrati sui dati della Lombardia, che sono rappresentativi comunque della situazione italiana, ma che ci hanno permesso poi di poter avere dati per fasce di età più piccole rispetto a quelle che noi abbiamo a disposizione da Influnet. Quali risultati abbiamo ottenuto da questa analisi dei dati epidemiologici? I dati confermano che la popolazione più giovane, quella sotto i 15 anni, è quella che è maggiormente colpita dalle sindrome influenzali. Si arriva infatti a un 22% di bambini sotto 4 anni e il 14% dei bambini nell'età scolare 5-14 anni che ogni anno si prendono queste sindrome influenzali. E queste percentuali sono comunque sempre almeno il doppio
di quelle che noi riscontriamo negli adulti e negli anziani. Se poi noi andiamo a vedere la proporzione di casi di ILI con diagnosi di influenza confermata in laboratorio, quello che viene chiamato il rischio di infezione da influenza, vediamo che questo rischio è pari al 61% nei bambini tra i 5 e i 14 anni e pari al 42% nei bambini più piccoli, 0-4 anni. Ma se facciamo delle suddivisioni per fascia di età, vediamo come i bambini delle scuole elementari hanno un rischio di infezione pari al 61%, i giovani un pochino adolescenti, quindi 11-18 anni, hanno un rischio di infezione del 56% e i bambini dai 2 ai 5 anni un rischio del 51%. E non ci dobbiamo dimenticare che i bambini sono i più grandi diffusori dei virus influenzali all'interno della comunità. Se andiamo a vedere invece i dati relativi alle complicanze, alla mortalità e ai costi sanitari, cosa otteniamo? Abbiamo fatto una valutazione dei dati ottenuti dai flussi, dei dati sanitari e dalla revisione di letteratura. E cosa è emerso? È emerso che sicuramente i bambini nei primi 2 anni di vita o con patologie sono quelli che maggiormente vanno incontro a complicanze e ospedalizzazioni da influenza. Tra le complicanze respiratorie più importanti c'è sicuramente la polmonite, che si registra da meno dell'1% in un contesto territoriale, ma arriva a coinvolgere un terzo dei casi ospedalizzati. Tra le complicanze extra respiratorie è da evidenziare l'otite media acuta, che viene notificata in almeno un decimo dei bambini con influenza. Se andiamo poi a vedere i tassi di ospedalizzazione per polmonite e influenza nei bambini, questi sono inferiori solo a quelli che noi registriamo nella fascia più fragile della popolazione, gli anziani. La letalità e la mortalità per influenza è generalmente bassa, però comunque, come ha anche evidenziato il dottor Vitali Rosati all'inizio, anche in età pediatrica si può registrare un eccesso di mortalità per influenza. E un'ultima evidenza che è stata trovata è che il costo medio di un'influenza è di circa 130 euro, ma questo costo sale nei bambini piccoli fino ai 5 anni a causa delle complicanze, e questo costo è dovuto soprattutto alle visite pediatriche, alle ospedalizzazioni e soprattutto alla perdita di produttività dei genitori che devono rimanere a casa a curare i propri figli. E se ci sono le complicanze, il costo può addirittura triplicare. E quindi dai dati di questi due primi capitoli si evince come l'influenza nei bambini si correla con un forte impatto sia clinico che economico. Per fortuna abbiamo a disposizione dei vaccini nel nostro report abbiamo fatto una valutazione dell'efficacia e della sicurezza dei vaccini contro l'influenza inattivati e poi il vaccino viva attenuato, come vi ha fatto vedere la professoressa Panatto. Abbiamo fatto la valutazione economica, come vi ha mostrato la dottoressa Rizzo, dimostrando che la vaccinazione pediatrica con il vaccino vivo attenuato è altamente costo efficace. A questo punto però abbiamo un nuovo vaccino. Come lo possiamo utilizzare? Quali sono le raccomandazioni italiane? Noi sappiamo tutti che nel piano nazionale non viene raccomandata la vaccinazione universale per i bambini sani. Si è in qualche modo cercato di superare questo gap nel calendario vaccinale per la vita del 2019, dove questa vaccinazione è fortemente raccomandata per i bambini dai 6 mesi ai 9 anni con il vaccino quadrivalente. Però in questo documento del 2019 logicamente non è stato preso in considerazione il vaccino vivo attenuato, perché all'epoca non era disponibile per l'Italia. Come vi ha detto il dottor Vitali Rosati, per molti anni nella circolare ministeriale per il controllo e la prevenzione dell'influenza non si è parlato di vaccinazione pediatrica. Questo è avvenuto solo dalla circolare ministeriale dello scorso anno, a seguito della situazione pandemica. E ad esempio la Lombardia, come vi è stato accennato in precedenza, ne ha preso subito atto. In Lombardia si è iniziato a vaccinare i bambini da
fino a 6 anni con il vaccino vivo attenuato. E a seguito poi dell'indicazione che l'AIFA considerava una somministrazione, una dose già sufficiente anche per i bambini non vaccinati in precedenza, le seconde dosi sono state utilizzate per estendere la vaccinazione prima ai bambini fino ai 10 anni e poi fino ai 18 anni. E ora cosa ci aspetta al futuro? L'abbiamo letta tutti, la circolare per la prossima stagione influenzale. Quindi ancora una volta, per la seconda volta viene confermata la vaccinazione in età pediatrica dai 6 mesi ai 6 anni. Mi preme sottolineare però che non vengono fornite specifiche indicazioni di utilizzo preferenziale tra i vari vaccini che possono essere utilizzati nella fascia pediatrica. Altri paesi nel mondo hanno già iniziato a vaccinare i bambini, vediamo alcuni paesi in Europa, in particolare vi evidenzio come Austria, Finlandia e Irlanda vaccinano i bambini ma anche con il vaccino vivo attenuato. Stati Uniti e Canada che già da diverso tempo vaccinano i bambini però non danno una indicazione di utilizzo preferenziale dei vaccini disponibili per la fascia pediatrica. Raccomandazioni diverse invece ce le vediamo nel Regno Unito, perché nel Regno Unito dal 2013 si è iniziato a vaccinare bambini di 2-3 anni, poi sono stati fatti dei progetti pilota in alcune aree per vaccinare bambini della scuola primaria. Negli anni la vaccinazione antinfluenzale è stata estesa a bambini di età sempre maggiore ed è stata anche estesa a livello del territorio nazionale, fino ad arrivare a vaccinare tutti i bambini fino agli 11 anni, dai 2 agli 11 anni. E nel Regno Unito si è presa una grande decisione di raccomandare l'utilizzo preferenziale del vaccino vivo attenuato. Il dottor Vitali Rosati vi ha fatto vedere all'inizio l'esempio storico dell'impatto diretto e indiretto della vaccinazione pediatrica con i vaccini inattivati nel Giappone. Le evidenze che arrivano dal Regno Unito e che vi ha anche mostrato la professoressa Panatto mostrano come si ha un beneficio diretto e indiretto anche utilizzando il vaccino vivo attenuato. Sicuramente questo vaccino ha una grande caratteristica, quello di essere somministrato per via intranasale. Questo può aiutare l'incremento delle coperture vaccinali, perché comunque la sostenibilità di una campagna vaccinale universale potrebbe creare dei rischi, perché dobbiamo somministrare tante dosi in un arco temporale molto ristretto. Quindi è fondamentale anche valutare l'aspetto organizzativo. E per questo motivo nel report abbiamo effettuato una SWOT analisi, quindi un'analisi dei punti di forza, delle opportunità, punti di debolezza e criticità. Dei 4 scenari, la vaccinazione nei centri vaccinali, nelle scuole, dal pediatra, dal medico di medicina generale o nelle farmacie. Ognuno di questi 4 setting di somministrazione della vaccinazione ha delle caratteristiche positive o negative, quindi non è possibile indicare uno di questi setting come la soluzione migliore da attuare su tutto il territorio nazionale. Sicuramente il setting più idoneo va scelto, individuato, considerando quelle che sono le caratteristiche di programmazione e organizzazione locale e regionale. Il fatto che poi questo vaccino possa essere somministrato come spray non vieta di poter utilizzare anche dei setting alternativi, perché ad esempio in Lombardia nello scorso anno la vaccinazione è stata anche fatta in locali della metropolitana o nei centri commerciali. E quindi concludendo le varie evidenze che sono state raccolte, non possiamo non dimenticare l'aspetto etico, la valutazione etica, perché comunque è importante valutare l'impatto di un vaccino sulla salute e la qualità della paziente, sulla libertà di scelta e la possibilità di accesso al vaccino. Per questo motivo è stata fatta un'analisi triangolare
un'analisi etica triangolare suddivisa in tre fasi: una fase conoscitiva, una fase valutativa e una fase prescrittiva. La fase valutativa ha preso in considerazione i rischi e benefici del vaccino, la qualità della vita, l'impatto sulla qualità della vita, l'aspetto legato alla libertà di scelta responsabile e l'aspetto relativo all'accesso alla vaccinazione. Quali sono i risultati dell'analisi etica che è stata fatta in questo report? È che i vantaggi in termini di guadagno di salute, miglioramento della qualità della vita e riduzione dei livelli di morbosità e mortalità, sia nella popolazione direttamente vaccinata, ma anche su tutta la popolazione, tutta la comunità, grazie a questo effetto indiretto della vaccinazione, fanno sì che spingano per rendere questa vaccinazione gratuita su tutto il territorio nazionale, grazie proprio a questo giudizio etico positivo, favorevole. Tuttavia dobbiamo tener conto anche che devono essere fatti degli idonei colloqui personalizzati, deve essere data informazione e ottenuto l'assenso anche dai minori, deve essere posta attenzione al fatto che ci sia un equo accesso al vaccino da parte di tutta la popolazione e che venga mantenuto la farmacovigilanza. E quindi, concludendo questo report, che invito tutti a scaricare gratuitamente sul Journal Preventive Medicine and Hygiene, tutte le evidenze scientifiche che noi abbiamo raccolto dimostrano come la vaccinazione universale anti-influenzale pediatrica porta dei rilevanti benefici, in particolare quando si utilizza il vaccino vivo attenuato, che rappresenta una valida alternativa nella prevenzione dell'influenza, con grandi benefici diretti e indiretti sull'intera comunità, sia a livello clinico che economico, ma rappresenta anche un'importante novità proprio perché è più facile da somministrare anche in setting non istituzionali e classici. E con questo io ringrazio tutti per avermi ascoltato. In particolare un grande ringraziamento va a tutti i 34 esperti che con me hanno collaborato allo sviluppo di questo report. Grazie. Bene, grazie davvero Sara, insomma ci hai fatto una panoramica in poco tempo di un lavoro estremamente complesso e vorrei sottolineare molto multidisciplinare che ha coinvolto tantissimi esperti, fra i massimi esperti di influenza in Italia, quindi grazie davvero per questa presentazione. E ultima relazione, e vorrei ringraziarla particolarmente per la pazienza ad aspettarci finora, e alla dottoressa Rosita Cipriani, AS di Taranto, che insomma so sta facendo anche un sacrificio personale per continuare ad essere qua e darci la sua visione, perché è molto importante anche pensare alla vaccinazione a scuola, perché a Taranto sono state fatte delle esperienze in questo senso estremamente interessanti. Quindi Rosita, non ti faccio perdere ulteriore tempo, ti ringrazio tanto e ti do la parola per parlarci della vostra esperienza. Allora, buonasera a tutti. Sì, mi scuso ovviamente, perché non ho preparato niente, sono stata avvisata un po' tardi dell'impegno del direttore, per cui non è potuto essere qui presente con voi e vi saluta tanto e si scusa. Quello che ho ascoltato, ecco, io volevo seguire questa sera questo incontro perché proprio non conoscevo bene il vaccino e mi interessava particolarmente capire come usarlo proprio nella prossima stagione antinfluenzale, visto che comunque la mia regione l'ha acquistato, lo sta acquistando e quindi lo utilizzeremo. Per il momento in effetti non abbiamo ancora molto molto ragionato sulla possibilità di fare questo vaccino in particolare nella scuola, però quello che mi sembra utile, diciamo, poter portare è l'esperienza che stiamo avviando adesso con l'apertura delle scuole ancora in epoca Covid, dove abbiamo istituito, la Regione Puglia ha istituito questi TOS, che sono praticamente i team di operatori sanitari scolastici. Questi team praticamente si affiancano al referente Covid scolastico e aiutano il referente Covid scolastico proprio nella
in supporto alla sorveglianza e in supporto agli screening e a continuare la sorveglianza del Covid nella scuola quando è aperta. Quindi sono operatori del Dipartimento di Prevenzione, sostanzialmente infermieri e assistenti sanitari che si sono anche occupati di Covid e che quindi conoscono bene tutta la problematica e che aiuteranno appunto il personale scolastico incaricato della sorveglianza di referente Covid scolastico nella gestione dei casi che possono insorgere durante l'attività scolastica. Questi operatori, in effetti, incaricati di questo tipo di attività, potrebbero prendere in carico anche successivamente la gestione delle vaccinazioni a scuola. Quindi mi sembra un percorso utile e diciamo è utilizzabile per tutto quello che poi possiamo fare a scuola, dall'educazione scolastica, dall'educazione sanitaria all'interno della scuola, alle vaccinazioni, al percorso proprio delle vaccinazioni, quindi già dalla verifica dell'obbligatorietà, ma anche la vaccinazione antinfluenzale con questa novità che mi sembra, anche se non nuova, come ha detto Donatella Panatto, però una bella novità per chi lo va a utilizzare sul territorio. Ecco, soltanto questo mi veniva in mente. Queste unità TOS sono una cosa soltanto pugliese che io sappia in questo momento, stiamo lavorando proprio per avviarli proprio adesso per l'apertura della scuola, proprio a supporto della sorveglianza Covid, e mi sembra una buona opportunità abbiamo parlato ovviamente col direttore di questo, ci sembrano una buona opportunità per utilizzare anche le vaccinazioni all'interno della scuola quando diciamo il Covid diventerà una cosa un po' più diciamo stabile e non saremo più in emergenza. Solo questo, vi saluto tanto e vi ringrazio per avermi dato la parola e ripeto ancora saluti dal mio direttore che si scusa di non essere qui con voi. Grazie. Grazie davvero Rosita, perché insomma anche la vostra è veramente una best practice che vale la pena di essere studiata e se possibile di essere esportata anche in altre parti del nostro paese. E quindi insomma in poche parole ci hai illustrato quello che di buono si può imparare da quello che avete fatto, quindi grazie davvero e i nostri saluti a Michele Conversano. A questo punto direi che è tardi, è venerdì sera, però vorrei sottolineare come abbiamo mantenuto un numero di spettatori e di partecipanti a questo webinar veramente impressionante, quindi aver tenuto incollate così tante persone a questo evento ci dice veramente, ci dà una misura dell'interesse per questa novità molto rilevante per il nostro panorama preventivo vaccinale. Ammetto che avrebbe di fare una sorta di take home messages, ma credo che siano molto chiari i take home messages e me la sbrigo veramente in due minuti. Abbiamo un nuovo strumento, un nuovo vaccino, che è efficace, che è sicuro, che è molto pratico da applicare, che certamente ha un costo superiore a quello dei vaccini tradizionali, ma avendo una possibilità di essere applicato su molto più larga scala e avendo un impatto sulla trasmissione dell'infezione molto più chiaro, ci porta ad un importantissimo risparmio, tanto che è costo efficace. Abbiamo delle esperienze positive che sono state raccontate da varie parti d'Italia, abbiamo la possibilità di somministrarlo in ambiti non tradizionali come quello delle scuole, ma anche probabilmente a livello di farmacie. Insomma, la Regione Lombardia l'anno scorso ha sperimentato anche delle modalità inconsuete di vaccinazione. Forse questo è veramente lo strumento per poter finalmente sfondare questo muro della vaccinazione di massa pediatrica, che tanto beneficio ci potrebbe portare in termini di salute ed economici. Io credo che questo sia emerso chiaramente dal nostro seminario, e quindi con questo concludo, però prima di concludere vorrei fare dei ringraziamenti. I ringraziamenti sono per AstraZeneca per il contributo incondizionato che ci ha dato per la realizzazione di questo evento, fare comunicazione eventi, quindi Simona Santini e Lorenzo Ingerillo per la sempre ottima organizzazione di questi appuntamenti, ormai diventati tradizionali.
e un ringraziamento soprattutto a chi fino a questo momento ci ha continuato a seguire con tanta passione. E vi diamo appuntamento alle prossime, alle prossime occasioni di approfondimento sempre su tematiche vaccinali. Grazie a tutti e buona serata.